amici di Padre Pio TV bentornati ad una nuova puntata di Santi Comuni. La vostra Renata Cantamessa insieme al piccolo Merlino viaggeranno con voi in giro per l'Italia dei Santi e dei talenti in modo particolare partendo da Saluzzo, una terra interessantissima e ricca di spunti che vi presentiamo brevemente nella nostra cartolina. Le immagini della nostra cartolina da Saluzzo ci restituiscono eh, proprio il senso della vivacità, dei colori, ma soprattutto vivacità economica di questo territorio, una capitale di un distretto ortofrutticolo importante, ma non solo. Sì, benvenuti a Saluzzo, eh, siamo nell'isola eh, pedonale che è stata realizzata una decina di anni fa eh, e che costituisce il cuore pulsante della Saluzzo eh, diciamo, più commerciale, eh, del centro commerciale naturale della nostra città, si affacciano qui molti negozi, ci sono aree attrezzate per i bambini, per gli anziani e da quando c'è stata questa pedonalizzazione la parte bassa della nostra città ha cambiato veramente, eh, veramente aspetto. Ehm, ma eh, come vedete alle mie spalle c'è la cattedrale che è il simbolo di questa parte diciamo, più ottocentesca di Saluzzo. Ma Saluzzo è anche e soprattutto un centro storico che è quello che sta eh, alle nostre spalle, eh, che è il cuore diciamo, antico no, della, di quella che è stata la capitale di un, antico, di un antico marchesato che ha visto il suo periodo di maggior splendore eh, intorno a, alla fine del 1400 e eh, all'inizio del 1500. e anche una città che sa accogliere. Eh, che negli ultimi anni è diventata anche eh, diciamo, la capitale no? di tutte quelle terre del Monviso che eh, fanno capo eh, di tutte le valli che poi si diciamo, confluiscono in questa, in questa città di pianura. Esatto, e proprio dalla natura eh, traiamo lo spunto per alzare gli occhi in alto, abbiamo parlato del Monviso, del proprio il re di pietra, a trasportarci nella magia di questo nuovo video emozionale, quindi occhi in alto ci godiamo la cattedrale in opere divine. E Dopo aver vissuto il nostro opere divine dedicato proprio alla cattedrale di Saluzzo, che è anche la sede della diocesi di Saluzzo, siamo insieme al vescovo Monsignor Cristiano Bodo, eh, che ci presenta proprio questa città che è dedicata alla Madonna, che ha come patrono San Chiaffredo, e che in qualche modo vuole riassumere eh, queste due devozioni all'interno di, di questa chiesa, di, questa, di questo duomo che Picca due volte per bellezza, anche grazie al restauro che è in corso. Sì, ormai sono tre anni che abbiamo iniziato il restauro della cattedrale, stiamo proseguendolo. Una cattedrale che è stata voluta dalla Marchesa Margherita de Foix e che è stata elevata da Papa Giulio II poi come diocesi. Quindi. Questo connubio è molto importante nella storia della nostra cattedrale, una cattedrale molto bella, tutta decorata. E oggi stiamo riscoprendo tutte le decorazioni al suo interno per riportarle alla bellezza originale. Questa cattedrale ha un'imponenza notevole: è la cattedrale più lunga del Piemonte. Ed è anche una cattedrale molto amata dalla nostra gente e molto frequentata. Una vitalità ha sempre bisogno di una mamma, e qui siamo proprio nella casa eh, della madre assunta in cielo. E poi abbiamo queste due figure che sono ugualmente vicine anche alla tradizione popolare, cioè San Chiaffredo e San Costanzo. Entrambi sono martiri della legione Tebea, ma sono soprattutto, in modo particolare San Chiaffredo, anche i titolari della festa patronale e, soprattutto, della fiera della meccanizzazione agricola. E nuovamente il lavoro per la terra. Quindi l'agricoltura e la devozione popolare e la religione eh, percorrono un'unica strada. Questo è verissimo. San Chiaffredo e San Costanzo sono i due patroni della nostra diocesi e addirittura per San Chiaffredo abbiamo un bellissimo santuario a Crissolo dove per i mesi estivi ci sono celebrazioni lungo tutti i mesi e anche la festa che si svolge il lunedì dopo la prima domenica di settembre, perché la prima domenica di settembre è proprio la festa che noi dedichiamo a San Chiaffredo e di cui abbiamo un bellissimo reliquiario che viene esposto sia per la festa sia per le solennità, ma anche per un altro motivo. Quando c'è la siccità, allora il busto viene esposto, per tradizione, per chiedere la pioggia. Devo dire che per questo è collegato anche l'agricoltura, proprio perché gli agricoltori chiedono l'intercessione di San Chiaffredo perché salvaguardi il raccolto e tutto ciò che è la ricchezza del nostro territorio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Saluto voi qui riuniti nella nostra cattedrale e tutti i telespettatori di Tele Padre Pio che si uniscono a noi in questa celebrazione. San Chiaffredo, oltre ad essere un santo guerriero, era sicuramente un uomo forte, valoroso e determinato e questi sono un po' i caratteri che si sono tramandati di generazioni e arrivano fino a oggi rendendo altrettanto fiera e determinata la gente del luogo di Saluzzo che proprio a San Chiaffredo dedica la propria festa patronale che ha eh, poi ampliato negli anni la sua accezione diventando anche un momento dedicato agli operatori perché l'agricoltura diventa davvero alta professionalità e diventa un momento che vede tutta l'Italia attorno alla meccanizzazione agricola. Certo, mostra della meccanizzazione agricola ha una storia che risale al 1946, subito il dopoguerra, eh, nasce la prima mostra della meccanica agricola a Saluzzo, ammessi solo espositori del territorio saluzzese, per cui per 15 anni partecipano solo i saluzzesi a questa mostra, è un momento d'incontro dove la meccanizzazione inizia a muovere i primi passi e viene presentata al territorio. Come ti dicevo, dal 1946 ad oggi eh, si è evoluta molto la mostra della meccanica agricola, location diversa, molti più metri espositivi a disposizione, 30, esattamente 35.000 metri quadrati, nei quali trovano posto 500 stand espositivi e quindi 200-250 espositori che partecipano e presentano i loro prodotti, che a questo punto son, le aziende sono diventate non solo più aziende artigiane ma aziende industriali che esportano non solo in Italia ma in tutto il mondo i loro prodotti. Questo è un anno particolare, è un anno sabbatico eh, per tanti eventi, per le feste patronali, parlando proprio della eh, festa legata a San Chiaffredo, però eh, la mostra a mercato non si ferma. Abbiamo voluto esserci, complice anche il fatto che beneficiamo di un'area espositiva eh, in sicurezza. E fieri di questa forza dei santi e degli imprenditori locali, non ci resta che fare un buon brindisi insieme. saluzzese i produttori agricoli anzi i viticoltori hanno giocato un po' come l'arca di Noè vecchio e nuovo funzionano in modo sinergico allo stesso modo, quindi qua ci sono dei vitigni storici che grazie proprio alla loro volontà e alla loro cooperazione sono riusciti a rimanere attuali, c'è un consorzio e a presiederlo è una giovane donna che dà anche pari opportunità al settore. Il nostro è un lavoro di recupero di vecchie vigne esistenti perché nella nostra zona si coltiva la vite fin dal Medioevo. Diciamo che tutte le vallate intorno al Monviso un tempo erano coltivate a vite. Eh, poi diciamo che all'inizio del Novecento, causa lo spopolamento, poi la guerra, ehm, le vigne sono state progressivamente abbandonate. Poi successivamente l'economia ha preso un po' la strada della frutticoltura, quindi ehm, sono rimaste diciamo, qua e là a spot queste piccole vigne che però conservano ancora tantissimi vitigni storici e La nostra mission come consorzio è proprio quella di recuperare l'esistente perché abbiamo vini anche che arrivano a 80-90 anni, eh, cercando di dare eh, come dire, di costruire un'enologia nuova intorno a questa antica viticoltura. Allora, la Doc Colline Saluzzesi eh, diciamo include diversi vitigni, I vitigni che vengono coltivati ce ne sono moltissimi, ma i più importanti che vengono coltivati in questa zona sono il Pela Verga da non confondere col Pelaverga di Verduno, abbiamo due Pelaverga in Piemonte, eh, la Neretta Cuneese, eh, lo Chattus e il Quagliano, questi sono i principali. Poi naturalmente anche la Barbera, la Barbera è considerata autoctona di molte zone del Piemonte. E, e quindi possiamo dire che la nobiltà del lavoro della vigna diventa quasi uno dei migliori souvenir anche per chi viene qui in vacanza. Per pellegrini, per turisti, in effetti voi siete in prima linea anche nelle manifestazioni locali. Assolutamente sì, siamo sempre presenti alle manifestazioni, il vino quindi ha una distribuzione prevalentemente locale e eh, molto ricercato dai turisti che chiaramente quando vengono cercano il prodotto locale, anche se eh, negli ultimi anni abbiamo assistito a un, un bello sviluppo anche dal punto di vista commerciale della distribuzione. Sì. La bellezza pedemontana che abbiamo scoperto nel Saluzzese, qui a ridosso proprio di dove la pianura si incontra con la montagna, ci ispira alla lentezza, ci educa alla lentezza che diventa anche un esercizio, un piacere se pensiamo al turismo lento che caratterizza anche tanti dei pellegrinaggi che si muovono da tutta Italia, piuttosto che delle vacanze. E proprio questo è il tema di sfondo anche dell'attività diocesana, riferita a tutto il polo museale e riferita anche a una mostra recente che insomma ha, ha dato molto non soltanto alla diocesi. Certo, la mostra a cui ci riferiamo è eh, Cammini, un progetto condiviso a livello di regione ecclesiastica Piemonte Valle d'Aosta nell'anno in cui si rifletteva sul significato del turismo lento e dei percorsi devozionali attraverso i santuari. Il nostro invito è stato rivolto ad artisti di tutte le età, ad aspiranti tali, ad appassionati di fotografia. Ha poi coinvolto gli studenti del Liceo Artistico eh, di Saluzzo. Eh, tutti costoro hanno prodotto su differenti formati eh, opere in grado di riflettere eh, sul tema della grande portata eh, della rete dei santuari sul nostro territorio diocesano, inseriti spesso in un contesto. Questo molto significativo dal punto di vista eh, naturalistico-ambientale. E vogliamo anche regalarvi un omaggio, così a titolo personale, eh, firmato da una persona che ci sta particolarmente a cuore, cioè il vostro Vescovo. C'è stato per l'appunto Monsignor Cristiano Bodo che nel corso della scorsa estate eh, ha affrontato con un dipinto ad olio su tela eh, un paesaggio del cuore, una veduta eh, del Monviso, letta e interpretata in lontananza dalle sue terre vercellesi, eh, terre dalle quali lui nasce. Ecco, e questo amore infinito, interpretato dal vescovo attraverso l'olio su tela che ci citava Sonia, eh, ci apre anche a un'altra visione che anticipa una mostra che sta per arrivare. Quindi parliamo di settembre 2020 e chi va lentamente impara anche a gustarsi, a interiorizzare il, ciò che incontra sul cammino. Quindi un albero, il sole, la natura, un santuario dedicato alla Madonna. Torneremo sul tema ancora con la mostra di quest'anno, entrando nello specifico sulla riflessione intorno alla grande portata della devozione mariana sul nostro territorio quale omaggio alla figura di Giovanni Paolo II proprio nell'anno in cui si ricorda il centenario della sua nascita. Eh, la nostra riflessione eh, affronterà eh, temi legati alla devozione in antico ed oggi. Eh, attraverso opere d'arte che ci narrano eh, l'orizzonte eh, variegato eh, in cui si sono sviluppate le forme della devozione mariana sul nostro territorio, ci spingeremo con le riflessioni oltre l'antico, sino alla produzione artistica eh, contemporanea, con un grande omaggio dell'artista saluzzese Franco Giletta alla figura del Papa Giovanni Paolo II attraverso episodi di ritratto e riflessioni su eh, tappe significative della sua esistenza in terra tra noi. E qui ai piedi del Monviso siamo tutti educati a guardare in alto, lo facciamo con la nostra rubrica opere divine, ma lo facciamo anche grazie alla musica. Soprattutto quando alla regia c'è una scuola, anzi una fondazione che si dedica proprio al perfezionamento della cultura musicale. Qui a Saluzzo esiste e lavora a 360 gradi su tutte le fasce d'età e per tutto l'anno, anche durante il Covid. Esattamente, abbiamo lavorato anche durante il periodo di sospensione delle attività trasformando i progetti in attività a distanza con comunque risultati molto interessanti e in questo periodo abbiamo recuperato eh, una parte delle attività che non era stato possibile svolgere, ad esempio... Il progetto Obiettivo Orchestra, che per noi è uno dei più importanti, che svolgiamo in collaborazione con l'Orchestra Filarmonica del Teatro Regio e che vede la partecipazione di numerosi studenti che arrivano da diverse parti d'Italia e del mondo per svolgere attività di, eh, sia di formazione orchestrale sia di direzione d'orchestra sotto la guida del maestro Donato Renzetti, che è uno dei più importanti didatti a livello mondiale. La scuola offre occasioni di approfondimento musicale a tutte le età perché la musica è un linguaggio universale che sa parlare tutte le lingue. E la missione di educazione culturale che ha insieme la vostra fondazione eh, davvero arriva fino al grande pubblico, possiamo parlare quasi di eh, turismo musicale. Certamente, anzi questo è uno dei nostri obiettivi, proprio quello di eh, far uscire la musica anche dalle eh, comunque dalle accademie dai luoghi di alto perfezionamento per incontrare la città. La più importante è il Marchesato Opera Festival che si è tenuto a metà del mese di luglio, quest'anno in edizione virtuale, particolarmente significativo perché è un festival di musica barocca, quindi eh, diciamo un festival di musica colta che però si apre alla città e quest'anno ha visto l'interazione sia della parte propriamente musicale di alta formazione e anche della parte tecnologica perché tutti i prodotti sono stati eh, proposti in streaming o comunque in video su, attraverso i diversi canali di comunicazione. E qui nel Saluzzese l'alto perfezionamento non è soltanto una tendenza ma un vero e proprio intento, esportabile in altri settori, per esempio quello dell'agricoltura. di frutti nel sottobosco, proprio attraverso la presenza degli alberi, regalano una seconda vita all'ambiente e tutto questo fortunatamente non lo dico solo io ma è l'università che l'ha dimostrato attraverso una ricerca grazie al fatto che eh, l'organizzazione Ortofruiti Italia ha proprio un centro di ricerca presso la propria sede, uno dei magazzini, quello alle pendici del Monviso a Peveranio, coordinato dallo staff della professoressa Peano. Il discorso però è legato sostanzialmente ai Modelli produttivi che vengono applicati in alcune aziende del gruppo Orto Fruiti Italia. E proprio questa sinergia tra arbusti come quelli dei piccoli frutti, delle piante pluriennali come quello della frutta maggiore e delle piante che possiamo quasi definire perenni come quelli del castagneto da frutto, che è un sistema, una dinamica del bosco, creano una sinergia da un punto di vista delle emissioni della CO2. Che ovviamente questo succede per tutte le colture, ma anche dell'assorbimento della CO2 stessa. Il tema della ricerca, con il vostro supporto, si estende anche alle varietà, le varietà migliori, non soltanto per il consumatore, ma anche proprio per la tipologia del terreno. E qui dobbiamo dire che il mirtillo si è distinto, è diventato un po' un frutto, un piccolo frutto VIP a livello internazionale, non solo per la qualità della produzione, ma soprattutto per la sua sostenibilità. Direi che l'aspetto innovativo reale di Ortofruiti Italia è proprio quello di continuare a immaginarsi anche nell'ambito dei piccoli frutti delle vere e proprie filiere che devono essere innovate nel loro insieme. E quindi, che non si può solo prendere in considerazione un aspetto, ma occorre portare avanti una progettualità che vada dal campo alla tavola del consumatore. A Saluzzo il gusto non è soltanto uno dei cinque sensi, ma diventa una grande tradizione e soprattutto una disciplina. In effetti il gusto a Saluzzo è qualcosa di speciale proprio grazie a questa tradizione, perché essere un ponte tra Italia e Francia, per tanti secoli incerta, no? se appartenere alla cultura italiana oppure a quella transalpina, attraverso la mediazione della cultura occitana ha fatto sì che oggi abbiamo un'eredità estremamente ricca che continua a crescere. La frutta si coltiva nel Saluzzese da una settantina d'anni, oggi è il primo prodotto agricolo che tutti conoscono, però ha arricchito una tradizione più lunga, una tradizione cerealicola, una tradizione zootecnica. Ci sono tanti modi di scoprire questo territorio, l'artigianato alimentare è uno di questi, dal vino al miele, alla panificazione che ha caratteristiche molto particolari, ai piatti. Certamente il saluzzese può togliervi qualche sfizio anche a tavola. Esatto, e la golosità qui parte dalle idee della capacità imprenditoriale che, oltre all'innovazione, hanno permesso di creare anche nuove pagine di agricoltura attraverso la diversificazione. Abbiamo un'economia che è legata a delle creature microscopiche che sono i piccoli frutti, che dal punto di vista del peso specifico sta diventando sempre più importante. Certamente. La, I piccoli frutti sono diventati particolarmente importanti specialmente in Valle Po perché sono delle, delle coltivazioni che richiedono un terreno molto particolare, di solito acido addirittura per acido e questo si realizza nelle valli del Saluzzese e quindi il mirtillo gigante, il lampone, l'uva spina, eh, il ribes sono diventati dei complementi importanti delle coltivazioni frutticole, risollevando l'economia di alcune aree. E allora ci cadiamo nel sottobosco per andare a conoscere questi mirtilli, questi lamponi che hanno in sé la forza dell'alveare della cooperazione, lavorare uniti per dare risultati di grande rispetto, di aiuto e soprattutto di benefici non soltanto alle persone ma anche all'economia del territorio. Nel mondo in Italia, in Piemonte e anche qui a Saluzzo la cooperazione non è soltanto una forma giuridica di una società ma è davvero una missione, una missione che lega ad oggi eh, diverse dimensioni, quella cioè delle persone, delle comunità, delle aziende e anche dell'ambiente. Noi siamo Ortofruit Italia, che è un'organizzazione di produttori che racchiude circa 500 produttori sul territorio italiano, particolarmente eh, focalizzati nella zona del Basso Piemonte, dove produciamo, che cosa? produciamo frutta del territorio. In particolare eh, abbiamo circa 40 prodotti che eh, esprimono il nostro territorio, che produciamo, che, sono, che vanno dagli ortaggi alla frutta maggiore che era, per cui questo territorio era vocato, ai piccoli frutti. Perché i piccoli frutti? Perché noi nasciamo in una zona appunto vocata. In eh, questo contesto eh, la nostra esperienza è stata quella di voler portare la produzione che prima era spontanea, in maniera professionale all'interno delle nostre aziende e quindi portare i piccoli frutti come produzione di punta di Ortofruiti Italia. Sicuramente per noi è fondamentale la sostenibilità delle produzioni, quindi devono essere sia sostenibili sia dare reddito ai nostri soci, ai nostri produttori. E laddove si presentano i problemi, quindi le sfide, bisogna puntare sulle opportunità, questa è la lezione che abbiamo imparato visitando questa cooperativa, la lezione della resilienza che è anche insita proprio nei piccoli frutti, perché loro sono carichi di qualcosa che ci aiuta a combattere le avversità, gli antiossidanti e ovviamente ce ne parla una grandissima esperta a livello nazionale. I piccoli frutti come i frutti di bosco eh, rappresentano un tipo di frutta che è ricco veramente di tantissime qualità dal punto di vista nutrizionale. Oltre ad avere pochissime calorie contengono anche tanti antiossidanti. Gli antiossidanti sono preziosissimi per la nostra salute perché ci difendono da quelli che sono i temutissimi radicali liberi, pericolosi per la nostra salute quando ce ne sono troppi. Perché possono rovinare le cellule, farle funzionare male, farle invecchiare prima. Una delle qualità dei frutti di bosco è quelli di avere tantissima vitamina C, soprattutto il lampone ne ha tantissima. La vitamina C perché ci è così utile? Perché l'organismo è in grado, partendo dalla vitamina C, di produrre collagene, quella proteina che Rende tonica la nostra pelle. In questo periodo, frutti di bosco, per farne un po' diciamo così un carico, eh, si possono utilizzare creando dei sorbetti buonissimi. Che oltre ad avere pochissime calorie, ci permettono di fare questo carico di antiossidanti. Una, una preparazione di questo periodo potrebbe essere il sorbetto: come si prepara? Potete prendere questa frutta, soprattutto i lamponi, pulirla. Porla nel, nel freezer e aspettare che questa ghiacci. Una volta che è ghiacciata possiamo prenderla, frullarla e aggiungere del succo di limone. Mi raccomando non aggiungete acqua perché altrimenti poi uh, si diluiscono gli zuccheri e avete bisogno di aggiungere dello zucchero poi a parte. Questo è meglio, è meglio non farlo. E con il piacere della frutta e tanto benessere vogliamo salutarvi al termine di questa puntata, non senza avervi fatto gustare il nostro classico appuntamento con la vignetta d'autore di Tiziano Riverso. E quindi mi raccomando, Renata Cantamessa e il piccolo Merlino in fase relax vi aspettano la prossima settimana, sempre con Santi Comuni.